E se vi dicessi che quest'estate finalmente siamo riusciti a coronare un nostro desiderio, ossia quello di visitare una delle più piccole regioni italiane, terra di santi e di navigatori, patria del pesto e della farinata, ma soprattutto terra natale dei 5 borghi più famosi d'Italia. Amici, buongiorno dalla Liguria e come vedete alle mie spalle siamo alle 5 terre e infatti inizia da Manarola il nostro viaggio per questi fantastici borghi liguri. Iniziamo da qua. Forse il borgo più pittoresco delle Cinque Terre, composto dalle caratteristiche case e torri arroccate e coloratissime che si affacciano sui carruggi e sulla via principale. È un romantico borgo arroccato su uno scosceso promontorio di roccia scura, con il suo piccolo porto racchiuso tra due speroni rocciosi. Che costa 16 euro da un giorno, 29 da due giorni e salire più giorni, o altrimenti potete semplicemente prendere il biglietto singolo per spostarvi di fatto da una terra all'altra. E noi abbiamo fatto questo perché non so se riusciremo a vederle tutte e cinque, ma l'obiettivo è quantomeno vedere quelle più importanti. Quindi adesso da Manarola ci spostiamo a Vernazza, che è la seconda terra in ordine di discesa delle Cinque Terre. Siamo arrivati proprio nella parte più iconica, quella della spiaggia, con le case tutte colorate. Per alcuni è il borgo più suggestivo delle Cinque Terre, tanto che nel 2013 il New York Times lo ha nominato come uno dei 46 luoghi al mondo da visitare assolutamente. Le case colorate e arroccate, il saliscendi dei carruggi, i gozzi che dondolano uno specchio d'acqua davanti alla piccola spiaggia. L'aspetto di Vernazza è quello di un borgo fortificato, nobile ed elegante, arroccato sulle pendici di uno sperone roccioso, dove ripide e strettissime viuzze scendono verso il porticciolo. Stiamo andando via da Vernazza con gelato a seguito. Dimmi i voti, meglio Vernazza? Manarola, vero? No, è vero. Allora, qui è più piccolo, è vero. Però Manarola è più bella, è più pittoresca e più da cartolina, giusto? Eccolo, il gelato. Dai, va, adesso riprendiamo il treno e ci andiamo a... Andiamo, l'ultima delle Cinque Terre che visitiamo oggi. Monte Rosso. La nostra esplorazione termina con Monte Rosso al Mare, un antico borgo marinaro fra Punta Mesco e l'isola del Tinetto. È il paese meno aspro e scosceso delle Cinque Terre. Le sue stupende spiagge, le meravigliose scogliere a picco e le acque cristalline del mare rendono questo paesino uno fra i più accoglienti della Riviera Ligure di Levante.